È stata approvata una mozione all'unanimità, devo dire, da tutte le forze politiche presenti per chiedere di fermare il definanziamento dei progetti del PNRR di recupero di Scampia e di Taverna del Ferro a San Giovanni, due interventi molto importanti che significa bonificare dei territori difficili con situazioni ambientali e sociali molto complicate, due progetti che sono perfettamente nei tempi previsti a PNRR, in cui i cantieri si apriranno tra settembre, ottobre e novembre, un lavoro molto importante che non può essere interrotto, quindi una richiesta forte che parte da Napoli, che parte da tutti i gruppi politici, quindi assolutamente bipartisan, chiediamo al governo di poter continuare questi progetti, di non avere interruzioni, di non avere spostamenti che possono portare a ritardi burocratici significativi e soprattutto di non sottrarre risorse, perché poi sugli altri fondi di sviluppo e coesione abbiamo altre iniziative importanti, a partire dal grande nodo intermodale di Napoli Est, che anche oggi è stato approvato, quindi grandi progetti per cambiare Napoli e dare tante prospettive di sviluppo, crescita ma anche dignità ai nostri concittadini. È una mozione approvata in maniera unitaria da tutte le forze politiche, firmata dal sindaco e da tutti i consiglieri presenti in aula, che ha l'obiettivo chiaro di chiedere al governo e al ministro Fitto di non toccare i finanziamenti già previsti a valere sul PNRR per la realizzazione di due progetti che interessano la città di Napoli per rigenerazione urbana e riqualificazione abitativa, denominati Restart Scampia ed ex Taverna del Ferro, nel quartiere appunto di Scampia, ottava municipalità, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, sesta municipalità. È un atto corale che rivolgiamo al governo, al ministro Fitto, perché non riconosciamo e non capiamo per quale motivo c'è questa distrazione di fondi, c'è la promessa insomma che verranno trovati altri finanziamenti, ma su questi due progetti il Comune di Napoli ha lavorato tantissimo in questi due anni affinché fossero rispettate le scadenze e fossero, diciamo così, fossimo pronti per il mese di settembre a cantierare questi due importanti progetti. È un lavoro enorme fatto con la collaborazione dei comitati di quartiere, con un processo democratico dal basso che ha visto la partecipazione di tutti, diciamo, gli attori istituzionali e sociali che operano su questa città e che non insomma, possiamo permetterci di disattendere. Si creerebbe altrimenti una tensione sociale molto forte e quindi in maniera responsabile anche chi insomma, rappresenta il Consiglio Comunale oggi nella città di Napoli in linea, diciamo in filiera con il governo nazionale, ha ritenuto per amore e per interesse della città di sottoscrivere insieme a noi.